Buongiorno, va bene. Io un anno e mezzo fa quello che è successo, sappiamo benissimo che nel calcio succedono delle cose che va bene, che non possiamo spiegare, però voglio dire che la cosa che è successa un anno e mezzo fa è passata. Ormai io sono qua adesso, faccio parte di questa società e sono contentissimo. Quello che è successo nel passato, io cercherò di sempre dar tutto, sia sul campo che fuori campo, e onorare questa maglia. Sentivo per curiosità che stavate ascoltando un po' di musica rap, truffa, che volevo sapere se l'hai portata tu questa ventata musicale oppure se già qualche compagno ti aveva Sì, trascinato. diciamo che sono diventato un po' il DJ della squadra, ho portato un po' la mia musica. Vabbè, cerco di portare un po' di entusiasmo in questa squadra, so che l'anno scorso non è stata difficile, quindi cerco di portare le mie cose e la musica ne fa parte. Elia? Ciao Edi, benvenuto a Palermo. Ciao, Parlando ciao. con i tuoi compagni, tuoi ex compagni, in molti hanno fatto il paragone con Pogba. Senti di avere delle caratteristiche in comune con questo giocatore e se puoi essere a questo punto il Pogba del Palermo? Il Pogba del Palermo, no, però vabbè, mi fa piacere essere paragonato a un giocatore del genere. Sappiamo benissimo che Pogba è un campione, io non sono al suo livello. Va bene, abbiamo giocato insieme quando eravamo piccoli, però ormai adesso io cerco di essere degnore, di far vedere quello che sono capace di fare in campo. E poi, va bene, accetto benissimo il paragone con Pogba perché è un grandissimo giocatore. Però a livello di gioco in campo, di come ci muoviamo, le cose che facciamo, sì, possiamo dire che siamo più o meno, c'è qualcosa di simile. Appunto, per le tue caratteristiche, cosa puoi dare al centrocampo del Palermo? Io con tutta l'umiltà penso che posso far bene sia, come ho già detto, la fase difensiva che quella offensiva, anche se la fase offensiva è quella che mi piace di più, però sono anche bravo a lavorare per la squadra e a sacrificarmi, farla il lavoro non bellissimo, diciamo. Bevi l'acqua, Mazzola e Mannino. Ciao Eddy, sono qui. Ciao. Ti abbiamo visto i primi giorni guardare un po' da bordo campo il resto della squadra. Chi dei tuoi compagni ti ha impressionato di più? Onestamente mi hanno impressionato tutti. Ovviamente io l'anno scorso sono stato 6 mesi a Crotone, quindi il Palermo è una squadra che seguivamo perché eravamo in corsa per la salvezza, quindi dei giocatori ne conoscevo la maggior parte, però va bene, sono tutti bravi ragazzi, tutti giocatori molto molto bravi, quindi Per quanto riguarda invece appunto la stagione chiusa, li hai trovati già liberi mentalmente dalla retrocessione? Come ti sono sembrati? va bene. Io sono stato molto molto liberi, sì, anche se va bene. Si sente che c'è ancora un po' di delusione, un po' di rammarico, però mi sento molto liberi, ci lavoriamo bene e noi pensiamo a questa stagione a fare il massimo per ritornare subito nella massima serie. Ultima cosa, Mister Tedino, ti ha chiesto qualcosa in particolare? Vuole qualcosa Per da adesso parte stiamo lavorando fisicamente, abbiamo fatto pochissimo lavoro tattica, quindi ancora niente, però sono sicuro che nel futuro mi chiederà le cose che vuole. Mazzolo? Ciao, benvenuto. Sei reduce da un campionato di Ciao, alto grazie. livello a Perugia. C'è secondo te un errore comunque da non ripetere, visto anche i playoff come sono andati? Sì, va bene. Il campione Serie B è un campionato molto, molto difficile. Io esco da un campionato, abbiamo fatto un buonissimo campionato con il Perugia. Errore, va bene, io so che fatto un errore abbastanza importante l'anno scorso e va bene, ho imparato tanto di questo errore. Grazie a questo qua sono cresciuto tanto e va bene. So in che aspetto devo migliorare, so
quello che devo fare per non rifarlo. Poi nell'ultima stagione in Serie B il Palermo nell'anno della promozione ha avuto Troianiello che è riuscito a tenere unito lo spogliatoio, sei già riuscito a portare una ventata di ottimismo, puoi essere magari tu quella persona che fa un po' da collante all'interno del gruppo? Questo non lo so, io porto le mie cose, io sono fatto così, c'ho sempre il sorriso, porto sempre entusiasmo, cerco sempre di prendere le cose con positività e poi... Poi va bene, le cose andranno come devono andare. Grazie. Manina? Ciao Agni, benvenuto. Chiedo se hai già parlato con Bruno Pedino e il tuo ruolo in campo. E qual è il tuo ruolo, quale preferisci? Io sono cresciuto davanti alla difesa, però nella mia carriera, si posso dire, ho fatto tutti i ruoli a centrocampo. Sia mezzala, trequartista, mediano basso. Quindi va bene, io mi sento bene ovunque a centrocampo, posso fare tutti i ruoli. Va bene. Ma anche se, come l'ho detto prima, preferisco la fase offensiva che la fase difensiva. Altre domande? Sì, volevo chiederti, ti paragonano a Pogba, ma in realtà Danilo, se non ricordo male, Yaya Touré. Ecco, perché Yaya Touré? È perché io ho i genitori che sono da Costa d'Avorio, Touré è un giocatore ivoriano, quindi quando guardavo la nazionale l'ho sempre seguito. Ci sono delle caratteristiche particolari di Yaya Touré che tu ritrovi? Sì, sì, la bellezza a fare sia la fase difensiva che offensiva, a far gol, a recuperare la palla, a fare assist, tutte queste cose qua, io queste cose mi hanno fatto sognare quando ero più giovane, quindi un giocatore che ho sempre seguito e continuo a seguire anche se si smette di giocare. Una domanda a voi e finiamo. Il gol più bello, quello che hai fatto o quello che farai? Il più bello, quello che farò, con il Palermo. Grazie.